Ok, secondo le indicazioni questa dovrebbe essere la base dalle coordinate. Oh. Mi dà? Benvenuto Condor. Mi sa che è un messaggio. Questo è un messaggio di quando ho finito di trovare la stazione militare, il Doro. Allora è vecchissima sta base. Però si tiene ancora bene. Ti darò le coordinate della prossima stazione. Io fra un po' prenderò la prima agenzia, la chiamerò gli spettri, infatti quella sarà un stato, quella statua fra poco la porterò nell'agenzia, oppure ne creerò una nuova. Poi, questo è il cuore della base. Sempre che segui per il corridoio, vedi che se... Si sta un po' rompendo, eh sì, secondo me si sta un po' rompendo. Cibo non so da dove provieni, se è dal futuro. Se è dal futuro questo cibo sarà un po' marcio. C'è la mia camera. Non mi do. Ah, però. Buon letto matrimoniale. Non gli può essere antico, bellissimo. Non c'è la porta, vabbè. Ah, poi la mia sala ufficio. Carina, dai. Ok, passiamo alla prossima stanza. Questa sarà... Ho creato questa statua in pietra, ovviamente adesso è in oro. E la metterò per prima nello yacht. Fra poco creo uno yacht, tutto mio, il primo yacht, e voglio ospitare sempre una specie di base, una specie di hotel. Va bene che tu provieni dal... Provieni dal... Futuro? Non so se mi stai dando un Metti programma. sezione futuro se provieni dal futuro, metti sezione passato se provieni dal passato. Ok, sezione futuro. Ah, sei del futuro? Ma Ok, fra si può poco... mettere anche la Questa data? statua dubito che già la conosco. Poi... voglio soldare Conosceva già quest'altro... Joe? Fra poco solderò questo tizio che mi ha contattato. E questi sono ancora occupati, non c'è niente. Joe è un tuo amico, dubito. Quando ti ho lasciato... Ma non era ucraino, scusami. Sì, difficile. Vabbè, lui è ucraino. L'ho incontrato in America, che è fuggito. Voleva incontrarmi e abbiamo fatto amicizia. Invece lui è sempre in America, l'ho incontrato. Strano che. Armeria. Perché c'è una bomba? Perché c'è un'altra bomba lì? Bombe nucleari, fra poco mi andrà in guerra. Ma c'è andato in E guerra. quindi se non ci sono le armi, visto che tu provieni dal futuro, vuol dire che l'hanno già presa. Rimane solo quella lì, in verità. Quale? Rimane solo questa la Fra... palestra. Cosa vuoi sapere su questo anno in cui ho pubblicato... quando ho pubblicato mi dai messaggio? In verità glielo posso andare anche a chiedere di persona, credo. Cioè, no, 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 aspetta, 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 aspetta. Meglio. Ah, però devo dire. Sì, ma. Ti aiuterà anche quella Rift. È un'unione di super velocità e Rift. Vai un attimo. Mi vado a prendere un fumetto. Ok, vado bene. Non hai nemmeno il tempo di dire una parola. Ah, però, mi rende più veloce. Database, Condor ha mai parlato di una sua amica chiamata Iris? L'ultima volta che so vuol dire che
Dai, non mi sono. Cioè, se non fanno troppo, non so come cosa si fa qua, però sei Allora, fuggito. no, no, sì, con i... Ho fatto una Cosa? cazzata. Tornando, quando sono tornato indietro nel tempo la prima volta, ho cambiato degli eventi. E io Iris l'avevo incontrata in Oronor. E l'ultima cosa che ho fatto è che nostra madre, nostro padre, e ho cambiato la linea temporale. Ma E per questo adesso, per colpa mia, quando quando l'hai sono fatta questa ritornato cosa? qualche settimana fa, infatti questo posto non dovrebbe neanche esistere. Quando sono tornato qui è cambiato tutto quanto, perché Joe non era più tanto amico, perché era stato Joe a poi a trovarmi ed adottarmi. E nostra madre non è mai morta, quindi mi ha insegnato più abilità. Ma per questa cosa ho perso la sposare e non ho più i miei figli. Cosa hai dei figli? Sì, ho dei figli che anche Mida ci... Quando sono No, tornato qui non Mida c'erano non più. tiene figli. Cioè, No, sì. i... Ah. Quindi li ho... È come se li Uccisi. avessi uccisi. Cosa? È come se avessi ucciso i miei figli. L'unica cosa che non è cambiata è che Mida è intrappolato nel punto zero. Il punto. Cosa? Mida il punto zero. Sì, Che in cosa? pratica è diventato un eroe e si è... E visto che nostro padre, a quanto pare, era in vita, ha controllato il punto zero, era diventato instabile. E Mida è io, morto. Frost e Mida... Abbiamo combattuto. Mida ha buttato nostro padre nel punto zero ed è morto. E lui poi adesso è... Facci presente una cosa, anche se è impossibile Ah, poi che tuo padre esce dal punto zero, ma cosa succede se esce? Diventa una specie di re punto zero, molto più potenziato, giusto? No, no, non è morto. Cioè, è entrato prima lui nel punto zero. Chi è Però... più forte fra Mida e il padre? Mida. Perché Non lo so. Sì, per... se... Boh, non so. Sì, ma nella vecchia linea temporale. E non vorrei che averla cambiato influisca anche ad averlo lasciato in vita e che diventi più forte. Io ho l'intelligenza di Mida. Se vuoi ti posso aiutare io. Cioè, l'intelligenza di Mida a questi tempi. Sono molto più intelligente di Jones. Quindi. Perché mi ha dato un GPS creato da lui. Ci riesci con questa tua energia. Così io non diventerò Di più. pronto. Allora, che ne dici di Gideon? Ma prima un attimo a prendere l'armatura. Aspetta, no. Tengo qualcosa. Armatura così divento cioè un tuo sistema vocale e anche un tuo aiutante. Ecco. Ecco. Perfetto. È un'armatura questa, giusto? Sì, questa Veramente? non è cambiata. Sì, era la sua arma. Ci sono già stato quando ho alterato la... Comunque, Ah. uno spettro del tempo è uno spettro che, come posso dire, è un coso schifoso. Uno è un... Si aprirà un portale. Dove dovrò pensare a quel periodo e entrarci. E poi andremo lì. Pronto? 3, 2, 1. Ci siamo! Via. Siamo nel passato.
Sì. Vedi? Tanto che è tutto più veloce. Avanti, venite stronzi. Vi ho penetrato. Siamo nel 1900, viola che vedi. Non li riesco a spaccare. Ah sì, l'ho appena fatto. Anch'io. Potevo vedere la fenditura. Quanti sono? Io non sto facendo niente, tutta l'armatura. Fuori? Probabilmente. Qui. Un po'. Ok, mi sa di lì. Dovrò arrivo. Zombie, e devo dirgli addio perché non arriveranno mai più. Così. Addio. Eccomi qua. Da me è libero. Ci sono tutti. Sono dietro di te. Ok. Allora. Eccolo qui. Quello che ci serviva. Cioè, non proprio. Cos'è? Vedi se riesci a prendere un po' di questa formula e prendere un po' di questo ossigeno. Sì, basta. Poi ti aspetto così. Dentro. Ok, sta entrando tutto tipo questa specie di ossigeno dentro l'armatura. Bene. Me la porto così. Armatura carica. Ok, fatto. Ok, vieni alla base principale. Ci parla di Mida. Mida se n'è andato. Cioè. Sì, adesso lo so, lo so. Non so se hai sentito l'elicottero, ma infatti non c'è più. No. Sono dentro, ti aspetto nell'ufficio di Mida. Un'altra anomalia temporale. Nella mia linea temporale qua non c'era l'ufficio di Marigold. Qui in questa stanza hanno catturato Predator. Vedi, un'altra cosa è cambiato. Ok. Ora bisogna solamente scaricare i file dal computer. Questo ci penso io, so tutti so il codice di sicurezza dell'agenzia. Bene. Ok. Questo così. Ma che diavolo. Mi serve energia, io devo dare un attimo energia. No. Abbiamo un po' in fretta. Perché fatto. Abbiamo un problema. Ho tutto. Dove abbiamo un problema. Vieni sopra, sul tetto. Sì. Stanno arrivando. Gli spettri del tempo. Dobbiamo muoverci. Seguimi. Aspetta, no, non riesco a muovermi. Come riesci a muoverti? Arrivo. Ecco. Buttati. Oddio. Come addio? Qui? No, dove no, sei? No. Oddio, ho detto addio. Dove sei? Da dove mi sono buttato. Ecco qua. Sei un ultimo un giro. Siero, giusto? Eh? Segreto a un siero. No, non è un siero, è una persona. Però c'è una specie di siero della vecchiaia. Non è morto, sono passati 100 anni. Non è ancora morto. Già. Ora è morto, perché se tu mi hai detto che Mida è morto, vuol dire che tutto quello i siri che ha creato sono andati persi. Sì. Giusto? Il nostro padre ha trovato un modo per eliminarli. E Jones come ha fatto allora? A sopravvivere. Nell'esplosione. Si è creato un siero di merda. No, Jones non era con noi. Jones era rapito. No, Jones era
nel mio ex laboratorio. Ah.